Madre? Oh, madre, scusate tanto, state bene? No, sto male, non sono tua madre, perciò levati. Non siete mia madre? Potrei mai essere tua madre? No, scusate. Vi aiuto, vi ho fatto male? Mi aiuti se mi lasci stare. Bene. Ma come? Accendi la candela e pensa a me. Io stavo pensando a mia ma... Poi però Victoria e la stella mi hanno distratto. Scusate se vi importuno. Vi sembrerà strano, ma avete visto una stella caduta qua intorno? Che ridere. No, davvero, siamo in un cratere. È qui che è caduta. Sì, è qui che è caduta. Qui. O, se vogliamo essere più precisi, lassù è dove questo dannato ciondolo è spuntato all'improvviso tirando giù la stella dai cieli dove stava per i fatti suoi. E laggiù è dove essa è atterrata. Qui, invece, è dove essa è stata colpita da un magico idiota volante. Tu sei la stella! Tu sei la stella! Davvero? Ma certo, perdonami. Non avevo idea che tu fossi... voglio farti in anticipo le mie più sentite scuse. Scuse per cosa? Per questo. E se non sbaglio, il risultato è che tu verrai con me. Sarai il regalo di compleanno per Victoria, la mia amata. Ma sì, certo. Niente più romantico di una donna ferita, rapita e offerta in dono. Non andrò da nessuna parte con te. Presto, dovreste già essere in viaggio, Primus. Dovete trovare la collana reale col topazio prima dei vostri fratelli. Preferirei vedere voi sul trono, il primo signore benevolente. Non ho dubbi che Stormhold sarebbe un luogo migliore sotto la vostra guida. Davvero? Considerazione affascinante, non trovi, Tertius? Condivido in pieno. Principe Septimus, Tertius, salute! Bene, bene, bene. Dunque, visto che siete tutti e tre qui, volete unirvi a me per un brindisi? Sì, buona idea. Al nuovo signore di Stormhold. Chiunque sia tra di voi, nobili principi, colui che prevarrà. Al nuovo signore di Stormhold. Ti sentivi già il nuovo signore, eh? Hai ucciso il vescovo Septimus. No, Primus. La verità è che tu hai ucciso il vescovo bevendo dalla coppa sbagliata. Thank you.